Vediamo, tu c'è lì che fa il butta dentro. Vedi Paolo, questa è la prima tesi di dottorato discussa. Questo è il piano. Ma la stiamo discutendo adesso. Appena finito. Bene. Praticamente, diciamo. Come è giusto che studiamo E e come deve no, essere. ma ora questo si vede così. Hanno pensato. Allora, Gianluca, invita a rientrare subito. Allora, questa giornata molto intensa, abbiamo pensato di concluderla con una tavola rotonda alla quale abbiamo invitato una serie di colleghi con competenze diverse e devo dirvi che purtroppo manca una persona che avremmo molto voluto qui, che si sarebbe collegata in realtà a distanza perché in questo momento in Egitto è Christian Greco, che però non sta bene, credo che abbia avuto più o meno quello che ho avuto io ieri, e quindi non è nelle condizioni di collegarsi. Questo mi dispiace molto perché Christian ha svolto e sta svolgendo un ruolo molto importante come direttore del Museo Egizio. E credo che avrebbe potuto darci una serie di indicazioni interessanti su come innovare un museo di tradizione, un museo antico, con tutti i caratteri di un museo di tradizione, e lui ha cercato, sta cercando di trasformarlo in maniera molto significativa, intanto non solo negli aspetti espositivi, ma nel ruolo, nella funzione del museo. E abbiamo quindi qui, ma anche una serie di colleghi che sono presenti in aula come discussant, alcuni si sono dovuti allontanare per altri motivi, ma molti ci sono ancora qui. E abbiamo quindi Elisa Bonacini, che è ricercatrice qui all'Università di Bari e fa parte di questo grande progetto PNRR, che si occupa di patrimonio culturale e che sta facendo delle sperimentazioni molto interessanti a proposito della cosiddetta generazione Z, quindi il rapporto tra musei, digitale e generazione Z. Abbiamo Angelo Cimarosti, che è un giornalista, un archeoreporter, come ha voluto chiamare la sua sede editoriale, perché è un sito web, una pagina YouTube e varie altre cose, un giornalista laureato in archeologia che sta portando in Italia un nuovo modo di fare comunicazione archeologica con dei reportage sul campo, quindi un tipo di comunicazione che è più frequente in ambito anglosassone e meno da noi e che Angelo sta molto sviluppando. Siamo contenti di averlo qui. E poi c'è Eugenio Farnioli Vecchioni, che invece è regista di Rai Storia, che è effettivamente è il canale più attento a documentare e comunicare tanti aspetti del patrimonio culturale, e quindi Eugenio ci potrà dare una serie di indicazioni sul ruolo del servizio pubblico, su come costruire un documentario, come fare in modo che gli archeologi o gli storici o comunque gli addetti al patrimonio culturale riescano ad entrare in sintonia con le esigenze di un documentario. E poi, appunto, Dario Scarpati, Ico Sicilia e Gianni Sportelli della Regione Puglia, e poi diciamo qui si gioca in casa Paolo Ponzio ed Elisabetta Todisco, che diciamo da punti di vista diversi potranno dare un ulteriore contributo. Io non voglio prendere molto tempo, però vorrei
dare solo delle pillole di questioni. La prima, stamattina avete visto un po' da parte di tutti gli interventi, ma in particolare quello di Fabio Viola, che ci portava il caso del RIT Museum con la questione delle immagini ad alta definizione non solo scaricabili liberamente, come lui ci ricordava, addirittura con un sistema che favorisce l'uso e il riuso e che addirittura premia il miglior riuso delle immagini, perché ovviamente è una maniera di promozione della diffusione del patrimonio museale, ma anche di nuova creazione, di sollecitazione di creatività e anche, perché no, di attività imprenditoriale. Ecco, io pensavo stamattina, poi Fabio credo sia andato via, ma devo trovarlo questo video e devo mandarlo al ministro San Giuliano e soprattutto al suo grande consigliere Antonio Tarasco, che come tipico in Italia per essere rimosso è stato premiato, fare il direttore generale degli archivi, e quindi per fargli capire che quella è la strada, anche nel senso dell'economia e della cultura, perché attenzione, qui credo che nessuno di noi sia contrario ad un patrimonio culturale che favorisca lo sviluppo economico. Abbiamo visto poco fa con Michelangelo Valero. Quindi, ma non è quella la strada, quella di far pagare delle tasse, dei balzelli, è la strada. Quindi, punto numero uno. Punto numero due, un altro aspetto molto importante, che oggi è stato toccato in vari momenti, ma non è stato possibile svilupparlo, ce ne sarebbero molti altri. Le professioni museali. Perché noi abbiamo ancora un sistema che non le norma, non le prevede ancora. Quando, negli anni in cui sono stato Presidente del Consiglio Superiore, ho tentato, insieme con il CUN, di costruire un gruppo di lavoro, che abbiamo fatto, abbiamo prodotto anche dei risultati, credo importanti, come formare le varie professioni del patrimonio culturale, ma tra queste anche quella delle professioni museali, perché l'idea che basti essere archeologo, storico dell'arte, architetto per occuparsi di museo non va più bene, cioè non è più sufficiente, cioè servono altre competenze più articolate. E lo vedevamo stamattina in vari punti, come non è soltanto la funzione del direttore o del direttore scientifico, ma ce ne sono molte altre, compresi quelli, diciamo, responsabili della comunicazione, dei social media e così via. Quindi tutto questo però non è stato fatto, perché se voi ancora oggi guardate le figure professionali previste dal Ministero della Cultura e anche quelle previste, voglio fare il burocrate, dal decreto 244, cioè quello che ha normato le figure non previste dagli ordini professionali, non c'è nulla che riguardi i musei specifici. Quindi c'è anche in questo un ritardo culturale, pur avendo noi, questo è un paradosso, da anni una direzione generale musei, avendo dato finalmente autonomia amministrativa, scientifica, gestionale ai musei, quindi avendo dato grande spazio ai musei anche in Italia. Anche in questo, secondo anche le direttive IPO, finalmente, se finalmente ritenete che nella legge istitutiva dei musei, che se non ricordo male abbiamo fatto nel 2016, ma non credo sbagliare, per la prima volta abbiamo acquisito dall'ICOM le funzioni del museo, che sono certamente quelle di conservazione, sono certamente, per non essere sempre più, quelle di ricerca, di formazione, di didattica, e abbiamo aggiunto una cosa che lì dice da tempo, cioè il godimento, cioè il piacere della vita. Ma prima non era triste, non si doveva godere, bisognava soffrire. Quindi sono introduzioni abbastanza recenti, ma c'è ancora molta strada da fare.
E soprattutto, e qui mi rifaccio sempre alle indicazioni ICOM, solo sulla funzione sociale dei musei. Questo è l'aspetto più importante oggi, che è quello appunto del nuovo ruolo nella società contemporanea. Oggi abbiamo parlato molto, e giustamente, di musei digitali. Mi concederete un minuto per far vedere un museo digitale che ho fatto io. Negli anni, sì, se puoi andare, se puoi fare andare direttamente, ma è soltanto per dare questa indicazione, perché i musei digitali, questo è un museo solo digitale, non è un museo che digitalizza un museo che esiste. Abbiamo fatto un museo digitale sulla storia della medicina e sul metodo scientifico. È nato durante il Covid, quando il problema della... Si può andare qui? È un museo che è stato fatto con il Ministero della Cultura e che serve sostanzialmente a unire l'ambito delle scienze mediche, biologiche, biotecnologiche, con le arti, cioè con le varie manifestazioni della cultura, perché noi comunque viviamo ancora una separazione tra le due culture. E quindi poter parlare di medicina, di storia della medicina, di sviluppo del metodo scientifico, facendolo attraverso materiali archeologici che vengono per esempio da Pompei, che sono al museo di Napoli, parlando di Tucidide, della peste, parlando di grandissime opere d'arte, credo che sia un sviluppo ulteriore, e questo un museo digitale gli consente di farlo più facilmente. Lo abbiamo fatto con una serie di video che sono a disposizione. Insomma, per intendere, ci sono alcuni importanti storici della medicina, ci sono alcuni divulgatori di grande qualità. Purtroppo, devo dirvi, e qui poi chiudo, abbiamo fatto questa prima sala, che è stata inaugurata e resa fruibile 2 anni fa, da oltre un anno è pronta una seconda sala. Tutto questo è stato fatto con costi solo privati di una grande multinazionale che ha voluto finanziare questa operazione senza chiedere niente in contrario, per la verità, e quindi senza un euro speso dal pubblico. E cambiato il ministro, non si è potuto fare più niente. Quindi abbiamo una seconda sala già pronta che non riusciamo ad inaugurare perché non troviamo più la maniera per poter presentare questa cosa. Speriamo che questa cosa si risolva, ma appunto questo era solo per dire come ci sono infinite possibilità di, attraverso il digitale, di fare delle cose innovative nei contenuti e non soltanto nella tecnica. Basta. Allora, io manterrei un po' l'ordine più o meno alfabetico, tanto tutti avranno delle cose molto importanti da dire. Comincerei quindi con Elisa Bonaccini, che da anni si occupa di queste tematiche di digitalizzazione, di musei digitali e di tutte le forme per poter anche raggiungere pubblici nuovi. Intanto ringrazio il professore Volpe e ringrazio anche il professore Leonardi, che mi ha dato la possibilità di sviluppare un laboratorio all'interno del corso di museologia e di studenti di museologia dello scorso anno. Perché abbiamo, io in 10 minuti cercherò di raccontarvi quello che sarà una pubblicazione monografica, una nuova collana che grazie appunto al professore Volpe andremo a inaugurare a maggio, si spera. Il progetto che vi voglio presentare parte proprio da come i musei
oggi sono visti dai loro fruitori, dagli users, e quindi in particolare non tanto dai ragazzi delle scuole, dal punto di vista delle indagini pregresse nella generazione Z, il rapporto con i musei digitali è stato indagato per quello che riguardava gli studenti delle scuole primarie e secondarie, in generale nel mondo, mentre la fascia universitaria non è mai stata particolarmente considerata, a maggior ragione una fascia universitaria di studenti che si approcciano al mondo dei musei, essendo studenti di museologia. Ma in particolare il caso che ho voluto, che in questo progetto di analisi la domanda di ricerca venisse fuori in maniera quasi automatica, perché i ragazzi del corso di museologia al terzo anno l'anno scorso si erano in pratica iscritti durante il Covid, e quindi comunque il rapporto che questi ragazzi avevano sviluppato con i musei era stato digitale. E quindi ci siamo chiesti insieme come oggi i musei, dopo il lockdown, si rapportano al pubblico. Hanno mantenuto ancora quelle strategie legate, diciamo, all'emergenza, di tentare di coinvolgere, e come questa, in generale, la loro posizione, le loro web strategies, la loro comunicazione sui social viene percepita da questi giovani della generazione Z, che, vi dico subito, avevano delle aspettative, proprio perché si erano abituati ad un tipo di comunicazione che era quella emergenziale. Ci sono le caratteristiche della visita online dei ragazzi della generazione Z, corrispondenti agli studenti di museologia, durante il lockdown, è la medesima che si è analizzata in altre ricerche. Come è stata fatta questa indagine? Siamo partiti da un questionario, di cui vi metto degli screenshot, di una trentina di domande a risposta assolutamente aperta, e con l'obbligo di approfondire queste risposte che venivano date, che andavano appunto dall'analisi approfondita del sito web fino a quella dell'utilizzo dei vari social. Ogni ragazzo, 30 studenti, ha scelto un suo sito web di analisi, quindi noi abbiamo avuto 30 casi analizzati, 13 internazionali, tra cui anche alcune cose particolari, per esempio il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, oppure il Museo Nazionale della Corea, e qui abbiamo testato come l'utilizzo dell'inglese possa consentire, diciamo, a un utente remoto da un'altra parte del mondo di consultare anche in lingue non necessariamente facilmente accessibili. Cosa abbiamo realizzato? Io ho chiesto ai ragazzi di presentare, dopo la loro analisi, loro hanno consegnato i questionari, di presentare le loro analisi agli altri colleghi. È diventato un vero e proprio brainstorming collettivo, in cui ci siamo confrontati, abbiamo dibattuto talmente tanto a lungo che non sono bastate le ore che ci siamo date a lezione, e abbiamo continuato a farle anche online. E abbiamo deciso insieme, dai dati che venivano fuori, di tirar fuori degli elementi di valutazione. In questo caso li vedete elencati proprio perché siamo scesi abbastanza nel dettaglio. Questo laboratorio, questo questionario, era comunque frutto di una preparazione laboratoriale tematica, in modo tale che i ragazzi potessero avere le giuste digital skills anche per fare questa analisi empirico-qualitativa. Abbiamo dato insieme dei voti, e quindi voi vedete i ragazzi mentre appunto giudicano e danno il voto ai loro musei, molto spesso rimodulando le loro analisi sulla base appunto delle considerazioni che insieme poi facevamo e del confronto fra le situazioni che si vedevano. Quello che si è apprezzato enormemente è l'aspetto di siti web che diventino dei veri e propri hub digitali, cioè il fatto, questo è il caso del Museo Galileo, che si possa accedere quasi con una vera e propria prodigalità digitale, una generosità digitale a contenuti di vario genere. Cosa hanno apprezzato gli studenti? Gli studenti hanno apprezzato collezioni online che fossero facilmente consultabili, descrizione delle opere ricche di informazioni e approfondimenti, dati su restauri e bibliografia, buona risoluzione delle immagini e foto scaricabili e riusabili,
Tra l'altro faccio una parentesi, rispetto a quello che diceva il professore Volpe, c'è stato la Corte dei Conti inglese, mi pare, che ha dichiarato Corte dei che Conti italiana. no, c'è una corte tipo dei conti inglese che ha dichiarato che i musei inglesi non hanno nessuna legittimità più a richiedere dei fee per le immagini perché loro non sono detentori del copyright. Quindi questo è diciamo, elemento molto importante a livello in generale di immagini. L'interattività e la facilità di navigazione nell'interfaccia, funzionalità specifiche di ricerca e visualizzazione, indicizzazione, tagging, timeline e salvataggio della ricerca. Questo significa che siti web statici, siti web che non ti fanno navigare in maniera assolutamente customizzata, personalizzata i loro contenuti, non vengono graditi da questa generazione che è abituata appunto all'interattività. Collezioni online i più filtrabili possibili, questo è il caso della Pinacoteca di Brera. Timeline interattive, questo è un esempio, sono poche le timeline, questo è un elemento invece che abbiamo visto molto interessante, la possibilità di navigare tra le opere rispetto al tempo e agli eventi appunto nel tempo, la presenza di descrizioni che possono essere sia diciamo generali e con un linguaggio, in inglese lo chiamano piano, quindi comprensibili a tutti, sia magari descrizioni appunto più approfondite. La National Gallery fa in questo modo la possibilità di ottenere risorse bibliografiche, quindi riuscire ad avere consultare una scheda e trovare anche le risorse bibliografiche scaricabili. Le Met Publications sono è uno diciamo di questi casi, così come il corpus del Louvre, per esempio. La possibilità di salvare la ricerca, per chi fa ricerca come questi studenti, molti di questi studenti hanno scelto questi musei perché erano interessati alle collezioni, perché avevano visitato il museo e volevano approfondirlo, o perché avevano intenzione di visitare il museo. Quindi c'erano anche delle motivazioni precise. Le mappe, la possibilità di avere una percezione comunque della spazialità, di dove si trovano collocati gli oggetti, i reperti, come in questo caso, appunto, nel caso del Louvre, foto navigabili ad alta risoluzione. La Pinacoteca di Brera consente di visualizzare le immagini delle opere d'arte ad altissima risoluzione e di scaricarle, così come fa il British. Il British indica perfettamente quali sono le regole, le licenze con cui poter usare liberamente queste immagini, ovviamente a scopo non commerciale. I virtual tour, che sono stati un elemento, dicevamo oggi, di forza durante il lockdown, e poi, appunto, il professor De Bono diceva questo, precipitati, non sono mai stati considerati come un'alternativa all'esperienza fisica. Però sono comunque considerati uno strumento di approccio digitale, uno strumento post visita di approfondimento, uno strumento di conoscenza e di divulgazione, perché comunque consentono, al di là del digital divide infrastrutturale di cui parlavamo oggi, la possibilità di consentire delle visite virtuali nei musei e una forma di abbattimento di un digital divide economico, sociale, geografico. Il fatto che possono essere luoghi replicati in maniera il più autentico possibile, ma non basta più la modalità street view e quindi semplicemente le freccette. È necessario rendere interattivi anche questi virtual tour e quindi contenuti interattivi multimediali in presenza di narrazioni che sono piuttosto rare nei virtual tour. Questi esempi appunto della National Gallery, Google Arts and Culture, le immagini che avete preso dal progetto appunto sulla medicina venivano da Google Arts and Culture, che è una piattaforma privata su cui moltissimi musei sono presenti. Per esempio, si è notato come alcuni musei non sono in grado di raccontare adeguatamente la loro collezione, addirittura non si comprende la consistenza della collezione, quanti artisti, quante opere. Come nel caso del Madre, e la consistenza di quella collezione, piuttosto che dal sito web, si è compresa da Google Arts and Culture. Cosa hanno apprezzato gli studenti, soprattutto nel caso dei social media? E mi avvio, diciamo, alla conclusione. La mancanza di interrelazione, non è vero, non cercano più di essere, di ingaggiare,
il contatto con gli utenti. Quindi scarsa propensione a trovare forme di engagement, qualche contest, ma non si va al di là di questo. Mancanza di narrazione sulle collezioni, di strategie di comunicazioni mirate ai target di pubblici, mancato aggiornamento dei social network, incapacità di usare il tono di voce mirato, perché molti sono eccessivamente istituzionali. Quindi i ragazzi hanno apprezzato quel tono di voce che fosse invece meno formale e più orientato proprio al racconto delle storie. E poi il fatto si è notato che anche abbandonano profili e canali senza grandi preoccupazioni. Se succede qualcosa di questo genere, non parliamo di un museo piccolo che non abbia un suo staff dal punto di vista della comunicazione, il British Museum, questo è stato interpretato, il fatto di replicare lo stesso contenuto su social diversi, che hanno audience diversi, target diversi, è stato considerato negativamente da parte degli studenti, è stato considerato un modo di un disinteresse nei confronti del pubblico, non mi importa chi sei, quanti anni hai e che interessi hai. Per carità, scrivono bene, fanno un bellissimo storytelling, eccetera, ma il pubblico di Facebook non è quello di Instagram, tantomeno quello di TikTok o Twitter e via dicendo. Quindi questo ha dimostrato, da una parte, un disinteresse nei confronti del pubblico, oppure una mancanza di competenza all'interno dell'ufficio di comunicazione, che è comunque un problema per un museo di questo genere. E qui torniamo alle competenze e ai lavori dei musei. Quando succede invece qualcosa di questo tipo, come accade con il Museo Galileo, che invece è stato considerato molto positivamente per quello che riguarda la comunicazione, lo storytelling, quiz, rivolgersi al visitatore e variare completamente i contenuti rispetto ai vari social. Oppure un museo come il MARPA che usa TikTok adeguatamente per il pubblico di TikTok, seguendo i trend che ci sono su TikTok. Se si utilizza TikTok replicando i video che metti su Facebook, o su Instagram con la stessa narrazione e presentazione delle collezioni, non ti stai rivolgendo al pubblico di dodicenni di TikTok. Si sono dati dei punteggi, ovviamente, qui vi ho fatto, diciamo, una prima graduatoria. Che cosa si è evidenziato in realtà? Si è evidenziato un aspetto importante, che non esiste una vera ricerca di dialogo bidirezionale. Così continua a parlare in maniera top-down, dall'alto verso il basso, e non si è aperti veramente, come nel caso appunto che presentava Fabio, all'uso creativo, al riuso dei contenuti digitali. Per cui i musei cosa devono fare? Devono invertire e cambiare le proprie strategie, perché devono pensare a mettersi dall'altro lato, a capire, coinvolgere nella progettazione, magari nel co-design, anche utenti che poi sono, possiamo dire, le generazioni dei futuri consumatori, dei futuri visitatori, dei futuri studiosi, dei futuri insegnanti di scuola o padri di famiglia che possono portare i propri figli al museo e che hanno bisogno e sono abituati ad una comunicazione che è bidirezionale, a qualcosa che li renda, che li coinvolga grazie all'attrattività, e qualcosa con cui interagire. Quindi l'interazione, l'attrattività, l'engagement e il vedere che dall'altro lato non c'è un'entità divina, così come è stato interpretato il MET da parte di una studentessa analizzando i social, questa è stata l'interpretazione che è stata data da questa ragazza, percependo una distanza totale del museo rispetto all'utente remoto. Queste sono brevissime, appunto, indicazioni di questa ricerca, che è molto più dettagliata e approfondita. Grazie. Allora, passiamo a due giornalisti. Diamo prima la parola ad Angelo Cimarrosti, che ha questa esperienza nuova. Non so quanti di voi la conoscono, questo è il pubblico. Non so quanti di voi hanno avuto modo di conoscerla. È stato più volte sui nostri cantieri di scavo e quindi gli chiediamo un po' di raccontarci questa esperienza e le sue impressioni.
Sì, allora io in alcuni minuti vorrei darvi qualche spunto critico per la comunicazione in archeologia e nei beni culturali, che ovviamente non arriva un manuale di comunicazione archeologica in pochi minuti, però vorrei farvi vedere l'ingresso di due tunnel. Uno finisce nel buio più assoluto, ma c'è anche un tunnel che ha una luce per quanto riguarda la comunicazione. Adesso dico archeologia, ma tenete sempre presenti, il mio lavoro si orienta anche sui restauri, sulla valorizzazione dei beni culturali, quindi cerco di essere un'archeologia, archeoreporter, insomma, cerca di allargarsi oltre l'archeologia, diciamo così, più classica. Io, vedete, in questo momento vi ho fatto vedere, grazie, questo signore si chiama Milo Rossi, è americano, lo conoscete, l'avete mai visto? Allora, io con il canale di Archeoreporter sono moderatamente contento, abbiamo raggiunto 7 milioni di visualizzazioni, abbiamo 16 mila iscritti, per me sono pochi, ma d'altro canto se io vedo gli altri canali che si dedicano in italiano, io da poco faccio anche solo in inglese, in archeologia sono numeri molto più alti, non mi soddisfano perché francamente credo che l'archeologia meriti numeri superiori e credo anche che li otterremo in numeri superiori. Perché questo signore è la mia luce? Perché ha 1.600.000 iscritti, non fa archeologia alla Ancient Apocalypse, ma è un archeologo, è un dottore di ricerca, è un bravissimo divulgatore, e ha 377 milioni di visualizzazioni. Lui riesce attraverso il suo canale a fare crowdfunding, riesce a farsi mandare in giro per il mondo, pagato dai suoi iscritti, e a raccontare, per esempio, se c'è uno che ha demolito Hancock e la sua schifezza di Apocalypse, è lui. Lui proprio ci si gode nel distruggere, ma lo fa, è un genio, è bravissimo, è nato per fare questa cosa. Io, se volessi essere qualcuno rinascendo, vorrei essere Milo Rossi, anche per i capelli. Ma il discorso è che ovviamente non potrò mai fare Milo Rossi, potrei fare più una cosa alla Joe Bob o qualcosa del genere. Detto questo, questo ci dice che parlare di archeologia senza parlare di piccole Pompei, senza parlare di mistero, senza parlare del mistero della lingua etrusca, si può fare. È una cosa fattibile. E quindi questo è il tunnel nostro, è quello della comunicazione in Italia. Quello che è emerso dalla ricerca è in fondo quello che sto per dirvi. Allora, la comunicazione in archeologia come dovrebbe essere? Dovrebbe essere una sorta di giornalismo scientifico, quindi regole generali che dicono abbiamo bisogno delle fonti, che siano riconoscibili, ci siano la certezza dei termini, ci sia una certezza di come tradurre i termini dell'archeologia in maniera utile a un pubblico più vasto dell'archeologia, cioè non necessariamente trasformare la cowpone in un fast food, ok? Anche se io riconosco la necessità di Osanna di giocarsi queste gare, va bene tutto, però non sono critiche, sono ragionamenti che facciamo. Quindi una sorta di solidità di traduzione. Cosa accade realmente? Lo sappiamo tutti. C'è la caccia al titolo, c'è il mistero, c'è la primogenitura, cioè ecco l'ultima è di oggi, il primo rossetto che arriva dall'Iran. Ok? Il primo rossetto. Abbiamo i primi vini, abbiamo il primo qualsiasi cosa, c'è una corsa al primo di ovunque. E poi c'è un'altra, io la chiamo la sindrome di Robespierre, la necessità di comunicare l'archeologia dicendo che questa scoperta, questo lavoro rivoluziona quello che sappiamo nell'ambito delle rotte mediterranee, dei contatti, di qualsiasi cosa. Insomma, poniamo sempre questa cosa. Come se ne esce? Se ne esce banalmente con la professionalità, non vuol dire nulla, me ne rendo. Metodo giornalistico d'altronde dovrebbe essere molto simile al metodo archeologico, quindi andare, vedersi le fonti, andare
a scavare nel sito, mettere in relazione, in contesto le cose. Sappiamo che il giornalismo molto spesso questa cosa non la fa. Quindi il giornalista tende di fatto a ribaltare questa prospettiva, lo fa per fretta, perché gli viene richiesto il titolo, il parlare per titolo è sempre necessario. È una costruzione lenta, non ci sono dubbi. La comunicazione in archeologia, d'altronde, poi è solo giornalismo? No, non è solo giornalismo. Abbiamo mille declinazioni della comunicazione in archeologia, abbiamo avuto e ancora abbiamo il grande impatto dello storytelling, però non è un termine che va bene per tutto e lo storytelling non può essere usato su tutto. I musei va bene lo storytelling, più difficile un sito archeologico, ancora più difficile un'archeologia che viene scavata in quel momento. Allora, io avevo sempre fatto, e cerco di andare non oltre 5 minuti perché sennò parlerei per 2 ore, ma perché ho fatto un elenco e volevo leggere questo elenco. Allora, ci si muove purtroppo non professionalmente. In che modo? Si fanno social media manager del tutto improvvisati, si mischiano i prodotti, come rilevato. Prodotti editoriali, chiamiamoli così, vengono ritenuti validi per tutto. Cioè tu fai una cosa, poi questo lo mandi su Twitter, su X, poi lo mandi su Twitch, poi lo mandi qua, lo fai là. Non funziona. Non funziona perché veramente sono mondi diversi. Noi sappiamo che parliamo non più di un nuovo media, non esistono nuovi media, esiste il digitale. Il digitale, lo dico, lo ripeterò fino alla morte, sono di quella teoria che sostiene che il digitale sia un ecosistema, non è un nuovo media. Confluiscono i media mainstream, confluiscono le nuove idee, confluiscono i nuovi device che ci hanno imposto il telefonino, ci ha imposto un cambiamento, addirittura in gran parte le riprese verticali, quando mai ce le saremmo sognate di fare le riprese verticali sacrificando 2/3 dello schermo. Follia, eppure è capitato. Allora, noi ci troviamo di fronte a un qualcosa che deve essere gestito. Come lo gestiamo? Come la comunichiamo questa archeologia? Abbiamo, ad esempio, post su Facebook, post su Instagram, post su TikTok, post su X, Twitter, Shorts su Facebook, Reel su Facebook, Stories, Threads, video su YouTube, dirette su YouTube, dirette registrate su YouTube. Shorts su YouTube. Possono essere anche dei video reportage come nel mio campo. Poi abbiamo clip, abbiamo trailer, abbiamo documentari veri e propri che sono un altro mondo, chiaramente. Abbiamo gli spiegoni, abbiamo i podcast e i podcast resi in video, follia assoluta. Podcast che sono su piattaforme audio, cioè su Spotify e così via. Video che sono su piattaforme di videogames. Twitch, pagine ufficiali dei social, gruppi di discussione delle pagine ufficiali dei social, pagine non ufficiali, notizie collegate alla piattaforma LinkedIn che viene utilizzata sempre di più per veicolare notizie, videoconferenze in streaming generiche, quella che più o meno immagino stiamo facendo adesso, le pagine ufficiali su internet, ministero. Abbiamo Telegraph e WhatsApp, di cui fa grande uso, per esempio, il professor Wolf. Quotidiani nazionali, quotidiani capozona, quotidiani locali, TV nazionali, TV syndication, del Norba, ok? Satellitari, tematiche, piattaforme streaming. Abbiamo i resti ormai sparuti che risalgono le valli che avevano disceso con la sicurezza dei news magazine, poverini, ormai proprio ce li siamo giocati. Abbiamo le radio nazionali, le locali, le web radio. Qualsiasi forma di radio utilizzabile in qualsiasi modo. Podcast, che il podcast sarebbe un grande mezzo quando viene fatto bene, quando viene fatto male è un video che non ce l'ha fatta. Quindi teniamo sempre presente anche questo sul podcast. Dopodiché abbiamo tutte le declinazioni dei media che ho citato adesso in forma digitale, quindi la pagina del Corriere, la pagina della Gazzetta, blah, 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 in digitale. Abbiamo l'informazione nativa digitale, il post è nativo digitale, Archeo Reporter.
è un nativo digitale. Abbiamo tutto quello che sta arrivandoci già adesso di autogenerato, di intelligenza artificiale. Ecco, come pensiamo di rispondere, e vado a finire, a queste sfide e a queste possibilità comunicative che abbiamo, con paper scientifici, seppure Dio voglia open source, non credo, con comunicati stampa da diffondere, copia e incolla, da parte di soprintendenza, università, ministero, parco archeologico, non credo. Con un archeologo prestato alla comunicazione fai da te, ce ne sono, e tra l'altro io li ammiro molto, sono molto bravi, ma veramente è comunicazione fai da te e anche loro non possono gestire questo mondo. Nessuno può gestire tutto questo mondo. Un giornalista o pubblicista o professionista, magari laureato in archeologia, sto tirando l'acqua al mio mulino, ma anche in questo caso no, la risposta è no. È raro trovare un archeologo che sia anche giornalista, ma non è quello che serve, non è quello che serve, credetemi, anche se ce ne sono un po'. Quindi realizzazioni editoriali complesse. Qual è la soluzione? Non è una. Secondo me la soluzione è quella di andare verso un metodo applicato in maniera rigorosa, comunque aperto, open, e condiviso, e tempi certi della comunicazione. Tempi certi della comunicazione. Lo dico ai funzionari di soprintendenza, questo, ma non perché loro sono cattivi, perché alcuni l'hanno ben presente la cosa, ma nessuno di noi ha presente tutta la filiera dei problemi di comunicazione e di opportunità di comunicazione. Allora, abbiamo detto metodo del giornalista, che deve essere affine al giornalista, modo scientifico. L'archeologia non deve essere una commodity, ma neppure una materia di divulgazione in concessione. Quindi, come si può fare? Io sto sempre qui ragionando verso una sorta di forum di comunicatori dell'archeologia, perché questo problema si risolve in maniera in squadra, ragionando in maniera complessa e parlandosi molto tra comunicatori per andare a trovare, diciamo così, vogliamo chiamarlo un manifesto della comunicazione dell'archeologia. L'ennesimo manifesto, sì, forse questo ci può aiutare a costruirlo, ad avere alcune idee per come comunicare l'archeologia in modo multiforme, come abbiamo visto, e ce ne sono molti altri, senza fossilizzarci nella strada del podcast, la strada dello storytelling, la strada del documentario di alta qualità. Ci sono tutti questi aspetti che devono e possono convivere. Io non avrò mai le risorse che possono avere loro, medie o altissime, qualche tuo collega ce le ha. Io ancora meno, però magari posso andare in più posti rispetto a quelli che possono gestire loro in un piano di produzione. Quindi, grande alleanza tra archeologi, giornalisti, divulgatori professionali, copywriter e ovviamente tutti gli stakeholder, comprese le soprintendenze. E quello che io chiamo gli attori pubblici, insomma. Perché, per concludere, diciamo, come concludo? Allora, l'archeologia ovviamente guarda il passato, scaviamo e studiamo nel presente, ma non deve essere comunicata nel futuro anteriore, magari adesso. Grazie anche per i suoi posti, visitare il suo sito, le sue cose, ritroverete molti dei punti che sono stati toccati. Ora passiamo a Eugenio Farioli, e gli spostati lì. Grazie. Ho avuto la fortuna di conoscere Eugenio. Lui faceva un documentario sulla sclerosi subacquea, mi chiese degli interventi, poi siamo entrati in contatto. Ho fatto recentemente la storia per documentario sul Gargano e uno ancora più recente sul campo 65 di Altamura. Speriamo di farne altri insieme. E non so se c'è Luca, ecco, Luca Peronelli, che è consulente di Rai Store per questi documentari. Quindi ringrazio lui perché all'origine non riesco a dare il mio nome. E
E quindi Eugenio, come comunicare? Grazie a tutti intanto per l'invito e intanto volevo rispondere sulle risorse, magari faccio il dibattito sulle grandi risorse. E scherzi a parte, mi riallaccio a quello che diceva appunto non il collega, perché non sono un giornalista, e devo dire che Comunicatore, sì, dai. sono autore, regista, no, mi fa specie perché capisco che nell'immaginario Rai, se uno fa comunicazione, fa documentari, è giornalista. Questa cosa un po' di tempo ci mette, mi fa pensare, non so se è buono o meno il fatto che non sia giornalista, forse dal punto di vista né buono né cattivo. Allora, tutto quello che ho sentito, che ho visto anche stamattina, mi verrebbero a rialzarmi e andarmi, perché io ovviamente faccio parte di una vecchia. Lavoro per una vecchia scatola, tra l'altro orizzontale, quindi neanche verticale, che è la cosa più vecchia e più antica che abbiamo, e quindi da un certo punto di vista direi che è un'arma molto spuntata. Devo dire però che il programma di cui sono autore responsabile e regista di alcuni documentari, che si chiama Italia Viaggio con la Bellezza, prodotto da Rai Cultura, quest'anno compie la sua decima stagione. Se abbiamo resistito a cambi politici, rivoluzioni e controrivoluzioni nei ministeri, probabilmente forse o qualcuno non se ne è accorto che esistiamo e ci lasciano lì, oppure forse un senso l'abbiamo avuto. Forse, probabilmente. Questo programma, che diciamo appunto va avanti da 10 anni, diciamo, rispondeva a quella che era un po' l'esigenza che c'era stata data al canale della storia, che è un canale tematico che fa una divulgazione storica, ovviamente che cerca di essere una divulgazione abbastanza alta, non banale, eccetera, eccetera, di coprire anche il racconto del patrimonio culturale, cosa che il servizio pubblico non faceva, almeno non faceva nell'ambito di un canale tematico. E io, che mi ero occupato già di documentari archeologici per altre vie, ho ricevuto questo incarico e devo dire che nel tempo, piano piano cominciamo a mettere a punto una specie di operazione di salvataggio di quello che è un genere molto antico, quello del documentario, che in Italia ha anche una grandissima tradizione, e che però devo dire stava un pochino sparendo. E quindi facendo una scelta assolutamente vecchia e controcorrente, abbiamo cominciato a produrre documentari. E quello che mi sono reso conto nel tempo, queste sono tutte le stagioni. La 2015 non l'abbiamo messa perché non è stata mai digitalizzata. Nel 2015 ancora si girava con i nastri, questa ancora non è stata digitalizzata. Abbiamo cominciato inizialmente a raccontare i luoghi del patrimonio, i musei. Ovviamente abbiamo scelto, diciamo, non i grandi blockbuster della cultura, ma magari raccontare aree archeologiche poco note, Scolascium in Calabria, tra l'altro sono state le puntate che hanno avuto maggiore riscontro. E lì abbiamo cominciato a capire che i territori rispondevano bene e avevano anche una gran voglia che venissero raccontati. E piano piano abbiamo cominciato a dare anche dei temi per raccontare i luoghi del patrimonio, per esempio dei minicicli tematici, la seconda vita degli anfiteatri, la seconda vita dei conventi, la seconda vita degli edifici, quindi puntate che per esempio raccontavano alcune tipologie di monumenti. Col tempo, diciamo, ovviamente abbiamo continuato a fare puntate dedicate anche a grandi luoghi del patrimonio come la Palermo Romana, accanto per esempio alla Calabria Bizantina, eccetera, eccetera. E ecco, per esempio, mi soffermo un attimo su questo. Allora, gli Etruschi, si può parlare degli Etruschi senza dover parlare dei misteri degli Etruschi? Sì, magari raccontando come è nato l'immaginario sugli Etruschi. E allora, questo che fu un documentario proprio per raccontare la storia della fortuna degli Etruschi. La stessa cosa, in parte, l'abbiamo fatta anche con i Fenici e la Sardegna magica. Nel tempo, qui ci avviciniamo in zona, qui ancora non è Covid, qui per esempio, ecco, sulle tracce di Ercole, era una puntata che raccontava i santuari di Ercole, diciamo, dall'Abruzzo al Lazio. Qui per esempio
Io personalmente raccontavo aree archeologiche della Puglia che erano veramente sconosciute, e devo dire che un pochino ce ne siamo preso questo compito di raccontare quelli che io chiamo gli orphan sites, cioè quei siti, quelle aree archeologiche che altrimenti nella comunicazione mainstream nessuno viene a raccontare. A Corfinio Alberto Angela non c'era mai, e lui le risorse erano lì. Diciamo, anche nell'idoteo. Però diciamo c'era anche quel problema, secondo me c'era anche una rappresentazione banalmente geografica del nostro patrimonio che era molto povera e andava molto spesso al mercato. Devo dire che nel tempo, qui poi andiamo, ci avviciniamo nella terribile zona Covid, per cui le puntate si sentiranno anche, 2019, no, 2019 è stata ancora una stagione piena. Per esempio, abbiamo fatto tutto un ciclo di puntate sul problema del falso, sia in archeologia che in arte, ovviamente, che devo dire sono state interessanti. E abbiamo fatto anche una delle puntate storiche sull'archeologia italiana all'estero, una sulla storia dell'archeologia della scuola di Atene, credo che il 2019 fosse centenario, sì. E anche su un pochino di storia dell'egittologia. Quindi anche qui la scelta è non fare l'ennesima puntata sugli egizi, ma sulla storia dell'egittologia italiana. E andando avanti, questa è la terribile stagione del Covid, come vedete abbiamo solo quattro puntate, ma diciamo ci siamo, questa è una puntata che mi ha molto soddisfatto, abbiamo voluto parlare di archeologia subacquea, ci siamo resi conto che tutto sommato abbiamo una grandissima tradizione di archeologia subacquea, ma è qualcosa di molto poco noto al pubblico. E allora in questa puntata abbiamo raccontato un pochino quello che c'è sotto, diciamo, i nostri mari, ma anche recuperando personaggi che hanno creato l'archeologia. Vado veloce con quest'anno. Che cosa è cambiato? Sempre di più abbiamo cominciato anche a sentire il tema di quello che è l'impatto dell'archeologia. Scavare non è mai un atto neutro in un territorio, in una comunità. E allora, diciamo, sempre di più mi hanno cominciato a interessare storie che raccontassero l'aspetto pubblico in senso molto generale dell'archeologia. E anche puntate abbastanza mainstream, come Spina, diciamo, qui c'era il centenario della scoperta di Spina, straordinaria necropoli, che è stata celebrata con mostre, eccetera, eccetera. Ma questa storia raccontata è una grande storia di riscatto di una comunità, quella di Comacchio, una delle comunità più povere e più, se volete, anche considerata come un territorio di confine, a cui è stato sottratto questo patrimonio, realmente, no? Ferrara, che è una città che non aveva un museo di antichità, si è costruita il suo museo di antichità alle spese di una piccola comunità, immaginate negli anni 50-60, era una comunità Sì. piuttosto difficile. Ecco, il ritorno di una mostra di un museo a Comacchio era anche una grande storia di riscatto, posto dove soprattutto c'erano tombaroli, cioè avevano trafugato migliaia e migliaia di ceramiche, e che invece oggi hanno riacquisito un rapporto con il passato e il valore molto importante. Fino a cose ancora più, diciamo, estreme, come appunto quest'anno abbiamo fatto una puntata, grazie proprio all'Università di Bari e all'Università di Foggia, sul Gargano, quindi sull'archeologia del paesaggio, su questo concetto anche raccontare che cos'è oggi fare archeologia del paesaggio. Interessante. E una cosa del genere che 10 anni fa non mi sarei mai permesso, questa puntata qui è una puntata di una scava di una necropoli tardo-antica, diciamo, a Chiaramonte Gulf in Sicilia, dove la ricerca archeologica va insieme all'integrazione sociale. Qui scavano minorenni che stanno in messa alla prova al posto del carcere, e rifugiati, minorenni rifugiati che sono accolti in questa comunità. Una storia stranissima, molto interessante, e così come assolutamente atipica e interessante è stata l'esperienza che abbiamo fatto sempre collaborando qui con l'Università di Bari e di Foggia dell'archeologia contemporanea nei campi di prigionia delle Murge, dove devo dire per la prima volta, dopo aver letto tanto sul concetto di comunità di patrimonio, abbiamo toccato con mano che cos'è la comunità di patrimonio, dove archeologi, reduci, parenti di prigionieri convivevano, diciamo, in questo posto di fatto come
costituendo una vera e propria comunità di patrimonio. Anche una cosa molto mainstream come il bronzo di San Casciano, che ovviamente non potevamo non farlo, ovviamente, in questo caso ci è stato proprio chiesto di farla. In realtà, al netto di tutto, se volete, il sensazionalismo e la pressione mediatica, la storia di San Casciano è una grande storia di archeologia civica, di come una comunità, un piccolo comune, si è messo in testa di, già negli anni 90, di vincolare un'area su cui si dicevano, i contadini dicevano che poteva esserci qualche cosa, e a distanza di anni cominciare a scavare e trovare, per avere poi la fortuna di trovare, diciamo, un contesto straordinario. Ma anche lì, diciamo, ripeto, al netto di tutta anche la pressione politica che c'è stata su questa scoperta, se uno si guarda questa storia, è una bellissima storia di un impatto di comunità che ha investito fortemente nell'archeologia. Quindi, diciamo, sempre di più ormai per me, diciamo, e finché esisteremo, il racconto dell'archeologia è il racconto di questo, cioè di come poi, di quelle che sono le ricadute nella comunità. Altrimenti credo che uno strumento così, se volete, antico e spuntato per certi versi come il documentario televisivo, forse soccomberà. Grazie per le informazioni. E io direi, Paolo e Elisabetta, voi magari parlate per ultimo, no? Così facciamo parlare innanzitutto ICOM, presso il rappresentante di ICOM Sicilia, Dario Scarpati, e poi Gianni Sportelli, in maniera tale da avere un po' le voci, diciamo, delle istituzioni che si occupano di l'organizzazione del patrimonio, e ICOM, che è una storica istituzione internazionale che per fortuna esiste e che riesce a fare un ottimo lavoro su vari fronti per cercare di costruire anche un minimo comune denominatore del popolo. Un segno pubblico. Prego. Allora. Sì, sono, ci sono. Oggi è una giornata piena di spunti e di momenti di riflessione molto interessanti. Io voglio cominciare riprendendo l'intervento del professor Valeno, raccontando quella che è la capacità di resilienza attraverso quelli che sono i luoghi dell'esposizione, i luoghi della cultura di una comunità piccola. Io lavoro prevalentemente nella provincia di Palermo, sulle montagne, sui piccoli centri delle montagne della provincia di Palermo, dove abbiamo dei musei civici che per numero di pezzi e per visitatori, più o meno come il Louvre o l'Ermitage, ovviamente parliamo di cifre e di economie completamente diverse, ma anche di motivazioni completamente diverse. Noi abbiamo la necessità di costruire dei musei che siano dei centri polivalenti all'interno di una comunità. Parlavamo del recepimento della definizione di museo dell'ICOM, ma l'ICOM già l'ha cambiato. Siamo arrivati con un. Però, insomma, piano piano. E nella nuova. Con una grande discussione. 3 anni ci abbiamo messo. Però 3 anni di battaglia interessante, perché poi sono venute fuori tutte quelle 1000 sfaccettature che non riescono ad essere comprese nella definizione, ma stanno all'interno della discussione. Parlavamo di godimento, no? Dell'enjoyment, che è la parte meno conosciuta del museo, ma che, a mio avviso, per me che faccio dell'archeologia e del museo, in particolare del museo, uno strumento sociale, è la chiave non solo di lettura, ma d'azione. È il momento in cui io posso far funzionare un museo all'interno di un territorio. Nella nuova definizione finalmente si parla in maniera anche sostanziale di accessibilità. L'accessibilità va a raccogliere quelle che sono quella che è la dichiarazione dell'ONU
Sì, praticamente la settimana scorsa sto partecipando al che seminario di pure quella non è ricerca particolarmente online normale, perché qualche anno ce l'ha, purtroppo però è ancora la ho fase revisione funzionale domani, quindi per è cominciare a stato proprio discutere di quello impossibile che è il leggere. sistema di Solo che se la accessibilità. creato un sacco Attenzione, questo qua, l'accessibilità cioè per me non è veramente, un cioè fine, sì. l'accessibilità è uno strumento, è lo strumento che ci permette di avere inclusione grazie ai luoghi di cultura. Di solito mi si chiede l'inclusione di chi? E la domanda è sbagliata. Se è inclusione non c'è un di chi, è inclusione. Deve essere olistica, deve essere l'inclusione delle persone, di chiunque ci vuole venire. Questo documento, questa dichiarazione dell'ICOM, oggi parla tra le righe, ma comincia a parlarne anche di territorio, oltre che di patrimonio. Il che significa che va a riprendere alcuni punti fondamentali che vengono declinati dall'Agenda 2030 e dalla Convenzione di Faro. Ben venga, perché piano piano anche noi, che siamo un po' più pachitermici, diciamocelo, ancora da presto le innovazioni, però ci andiamo a riscontrarla. Io ho una formazione stranissima. Io sono un archeologo che per come obiettore di coscienza fui mandato in punizione in Croce Rossa e sono diventato un operatore specializzato sulle disabilità. Peraltro mi occupo di teatro, ho messo insieme le tre cose e mi occupo di accessibilità museale dal millennio scorso. E questo però mi ha permesso, per esempio, con ICOM, di presiedere la commissione tematica sull'accessibilità museale per una decina di anni. E abbiamo fatto tantissime attività e le abbiamo fatte anche e soprattutto attraverso piccoli musei, perché sono quelli che in qualche modo ci danno maggiore libertà di movimento. Noi parlavamo anni 90 si prega di toccare. È ovvio che il Museo di Poggio Milteta ha un po' meno, come dire, appeal di Palazzo Pitti, ma poco. Però è vero che noi abbiamo cominciato a sperimentare queste tecniche di non vetrine, di oggetti lasciati terribilmente alla mercé delle persone, e non abbiamo mai subito furti, ma abbiamo anzi trovato un sistema di interazione funzionale con la popolazione, così facendo, scoprendo ville rustiche romano-sabine nel territorio del Reatino. Perché quando la signora trova quel mattone che può giocarci e dice: "Ma io questo ce l'ho a casa", ti invita ad andarla a trovare. Cioè, al secondo piatto di melanzana parmigiana tu trovi anche la villa rustica. E questi sono dei sistemi di interazione fondamentali, e qui ritorno al concetto di resilienza. Quando parliamo di piccole comunità, specie delle piccole comunità montane, se noi non troviamo una funzione del museo che sia anche economica, le persone non possono rimanere. Il museo ci serve perché deve essere un attrattore non soltanto di bellezza, ma di economia. Noi dobbiamo in qualche modo, attraverso il museo, far camminare il turismo, la filiera produttiva, la filiera di ricezione, perché sennò moriamo. E questo per noi è una chiave fondamentale. E per questo, secondo me, l'accessibilità è uno strumento fondamentale anche per la resilienza, perché quando parliamo di persone che hanno una qualsiasi forma di difficoltà, parliamo di qualche milione di persone in Italia, un po' di più in Europa. Sono persone che in qualche modo fanno turismo. Il turismo, questi non sono dati miei, insomma, il turismo ha una buona fascia di persone anziane, che sono quelle che hanno magari mezzi, magari si muovono, di persone con disabilità, che sono dei moltiplicatori. Una persona con disabilità non va da sola spesso, ma avrà accompagnatori, eccetera, eccetera. E questo significa due posti letto in più, due coperti in più, quattro caffè in più, perché il caffè lo prendiamo sempre 2 volte nella giornata. Il museo quindi deve diventare, almeno per questo è quello che noi proviamo a fare, il noi non è perché intendo diventare papa, ma perché non mi muovo mai da solo. Noi abbiamo una comunità di persone che ci aiutano insieme, che vanno dai miei maestri psicoterapeuti e psicologi, agli archeologi, a chi coltiva e alleva animali nella zona delle Madoniere, che sono fondamentali interlocutori nostri. Il museo deve diventare un luogo che abbia la capacità di coinvolgere le persone, ma di coinvolgere perché? Ripeto, io mi occupo sempre di musei civici. Deve coinvolgere per costruire un museo che guarda al passato e si ferma. È
è un museo che non ha più funzione, semmai ce l'ha avuta, comunque sicuramente oggi non ha più funzione. Il nostro museo deve programmare in futuro. Noi attraverso le azioni che facciamo dentro le nostre istituzioni espositive, io parlo di 4-5 musei sulle Alte Madonie, le facciamo pensando a quello che sarà domani, mai a quello che è stato ieri o quello che è adesso. Dobbiamo sempre pensare verso il futuro. L'ultimo grande progetto che è stato fatto comunitariamente da 11 comuni è stato Madonia Cultura Accessibile. Cultura accessibile significa che abbiamo fatto mille cose, ma la più eclatante, più bella, è stata una tela di comunità. Che cos'è una tela di comunità? Non lo sapevamo neanche quando abbiamo iniziato, perché si inizia ma non si sa mai bene bene come si fa. Un grandissimo artista, che è Igor Scalisi Palmintieri, ha costruito una tela di 22 metri con tutte e 11 le comunità di riferimento, facendo dipingere a tutte e 11 le comunità, persone con disabilità, anziani, scuole, bambini, sindaci, uno anche su sedia a ruote, questa sedia a ruote anche c'è sulla tela, ha fatto dipingere 22 metri, l'ha divisa in 11 parti, ognuna di queste parti è adesso nella sala comunale di uno di questi 11 comuni, con un unico denominatore, la scritta, una lettera per ognuna delle 11 parti, io sono Madonie. Cioè è un sistema per farci capire quello che dobbiamo essere e quello che possiamo fare tutti insieme. Io uso molto alcuni sistemi, che sono quello della mappa di comunità o il coinvolgimento delle persone con disabilità attraverso la redazione di guide in Easy to Read, per allargare la nostra comunità di interesse. La mappa di comunità si rivolge a chiunque è nel territorio, anche solo per un giorno. Le mappe in Easy to Read le costruiamo insieme ai ragazzi di alcuni centri di riabilitazione. Io voglio concludere soltanto con un esempio al contrario. Tu ci dicevi l'Italia viaggio nella bellezza, un'esperienza che abbiamo fatto in Sicilia è la bellezza che se ne andava sparso. Era fatto un giro in bellezza, un progetto voluto dalla regione siciliana, e io me ne sono occupato per la parte che riguardava il carcere minorile. Ovviamente sono un archeologo di formazione, quello so fare e quello ho fatto. Abbiamo portato un esempio che stamattina già girava, i reperti di una tomba fenicia, di una tomba punica, scusa, che ci ha prestato il Salinas, a ragazzi siciliani e ospiti del Malaspina, c'erano anche ragazzi egiziani, diversi tunisiani. È stato un viaggio, una narrazione di viaggio, una vera e propria narrazione di viaggio, dove si è scambiato con il viaggio, con i prodotti, i sistemi di utilizzo dell'anfora, e questo viaggio ci ha portato a costruire nel corso degli anni altri momenti. Uno dei musei dove io lavoro, che è il Museo di Bellaria Soprana, ha costruito una parte della sua esposizione demoetica antropologica con i ragazzi del carcere del Malaspina. Dico soltanto questa cosa per far capire quanto questo viaggio è straordinario. Uno dei ragazzi ospiti, egiziano, è venuto in Italia con un barcone quando era minore non accompagnato, quindi immaginiamo le sue vicende, quali e quante possono essere state. Era contadino sulla Valle del Nilo, centro dell'Egitto, era contadino qua. Qualche guaio ha combinato, non lo voglio sapere cosa, ma in quei giorni in cui noi abbiamo lavorato insieme ci ha raccontato come si coltiva l'ulivo, come si fa l'olio, come si coltiva la vite e come non si fa il vino in Egitto. Perché lui, musulmano credente, il vino non l'aveva mai visto, non l'aveva mai assaggiato. Ecco, questi sistemi, che oggi sono un po' esposti nei pannelli del nostro museo, ci raccontano come le comunità, anche le comunità viaggianti, anche le comunità migranti, anche le comunità per mezza giornata, ci possano aiutare a costruire un futuro attraverso i luoghi della nostra vita. E con questo tutto. Grazie. Questo del rapporto con le comunità in trasformazione è importante. Noi stiamo facendo un'esperienza del genere a Manfredonia con dei profughi, degli immigrati, e credo che sia una delle strade assolutamente da seguire. Ovviamente non facile perché è molto complicato, insomma non credo possiamo non porci il problema assolutamente. Bene, a questo punto
Passiamo la parola ad un esponente dell'istituzione regionale che si occupa di tutela, valorizzazione, promozione del patrimonio culturale. La regione si è dotata recentemente anche di una rete bibliomuseale. Insomma, ci sono tante iniziative nella quale, in specifico, la regione Puglia è molto impegnata. Abbiamo in questo momento una mostra archeologica in Cina promossa dalla Regione Puglia, realizzata con i fondi della Regione Puglia, che sta scuotendo grande successo e che sta servendo anche, perché no, a sviluppare rapporti con paesi in via di sviluppo, anche in via di sviluppo turistico verso altre destinazioni. E quindi c'è anche un discorso di, se vogliamo, di diplomazia culturale, di rapporti con paesi, in questo caso con la Cina, insomma, ci sono tanti temi. Prego, il microfono ce l'ha, se non ti passo questo qui. Grazie. Tanto grazie al Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica per l'invito. Regione Puglia, conscia che la rivoluzione digitale ha prepotentemente cambiato le modalità di comunicazione e di fruizione del prodotto culturale e necessariamente, insomma, con le nuove tecnologie di rappresentazione della realtà virtuale entra in scena il nuovo concetto di virtual heritage. E quindi su questa dimensione la pubblica amministrazione prova a stare al passo, ma come dire, è risaputo che la pubblica amministrazione poi sconta sull'innovazione tempi che non sono sempre rapidi, pur essendo consci della sfida che mentre ecco, la rivoluzione digitale ci ha dato la possibilità, come Regione Puglia, per esempio, di far partire già dal FESR 2013-2017 la Digital Library, che noi abbiamo fatto partire come progetto anche sulle buone pratiche della Digital Library della Regione Sardegna. E questo archivio digitale lo abbiamo integrato con i portali regionali, ma mentre ecco, arriviamo a questo, avendo costruito, come diceva il professor Volpe, anche la rete dei poli bibliomuseali, e con essi ci approcciamo stamattina, visto che c'è stato Fabio Viola che sta facendo dei lavori, dei progetti con la gamification, con in alcuni contesti stiamo già realizzando alcuni spazi immersivi, però ecco, mentre arriviamo ad alcuni traguardi, purtroppo il paradigma è già un altro, la tecnologia è già andata avanti, perché insomma parliamo di intelligenza artificiale, per cui per il patrimonio culturale adesso il tema sono i deep learning, i PNLL per archiviare l'eredità artistica europea. E io così stavo sto studiando in questi giorni questo lavoro che il Barcellona Supercomputing Center sta facendo insieme a Europeana, la cui fondazione è incaricata dalla Commissione europea di mappare tutte le collezioni possibili e metterle a disposizione del mondo intero. Quindi, ritornando alla mostra che abbiamo costruito per la Cina, è stata una fatica enorme, di cui il professor Volpe, insomma, è stato un protagonista, però molto probabilmente la prossima forse la possiamo fare già con
intelligenza artificiale, la possiamo lanciare non solo in Cina, ma ovunque con questa. Sostituito. Anzi, magari i cinesi, insomma, si sono già proposti, no, professore? Sì. Sono stato in consiglio. Insomma, è chiaro che una, diciamo, questa frontiera, la regione Puglia non può che affrontarla pensando forse a una task force dedicata, ad una collaborazione con l'università molto più intensa, perché sono questi traguardi che oggi dovremo porci. Noi siamo attenti anche come dipartimento, stiamo lavorando con i vostri colleghi del Politecnico, nel caso specifico nel Dipartimento di Disegno Industriale, anche ad un corso di laurea in beni culturali con specializzazione in musealizzazione, ma pensandolo come appunto un nuovo concetto di museo, tutto dedicato al digitale, tutto dedicato all'intelligenza artificiale. Quindi proviamo ad essere attenti, per esempio, in un progetto del Ministero PNRR Borghi, nello specifico nel comune di Sternavia, stiamo lavorando con la realtà virtuale, perché anziché recuperare beni, quanto so, il comune di Sternavia aveva già beni culturali recuperati, li stiamo mettendo a sistema con un progetto di storytelling digitale. Sono impegnate delle società importanti, tra cui la società che ha fatto il sito della Galleria Borghese, che è un bel sito, sono dei ragazzi italiani, ma con società a Londra, e insieme a loro abbiamo impegnato Massimiliano Siccardi, che è colui che ha fatto la mostra immersiva di Van Gogh, che ha preso casa in Puglia, lui è un vietino, adesso abita a Cursi, e con diciamo queste professionalità stiamo recuperando il borgo di Sternavia, così come impone il PNRR Borg, cioè facendo una rifunzionalizzazione sia del patrimonio culturale, ma anche una rigenerazione culturale e sociale attraverso questi sistemi. Quindi è ineludibile che questo è il futuro, però ecco, io penso che a parte lo sforzo e la volontà, come dire, di stare sul pezzo, la collaborazione diciamo tra pubblico e privato, quando dico pubblico non solo l'ente regione, ma sicuramente le istituzioni culturali come l'università devono fare rete per poter traguardare risultati. Grazie. Grazie. Presidente Paolo, sono d'accordo di raccogliere un po' di interventi, di domande, di osservazioni da parte in particolare dei nostri dottorandi. Poi ci sono anche dei colleghi che si erano in qualche modo candidati ad intervenire nel dibattito. Alcuni sono potuti andare via per una riunione, ma altri sono in sala, quindi c'è Gianluca Mastrocinque, Fabio Galeando, che sono certamente in sala. Però chiederei anche ai dottorandi in particolare se c'è qualcuno che vuole intervenire, vuole porre delle questioni. Com'è? No, ecco, dai. O però non venire a dire che c'è stato poco spazio per il dibattito. Grazie, scusate, un attimo dei due punti. No, allora io mi ricollego ai due interventi che mi hanno colpito maggiormente, come il dottor Chiomarossi, con cui ci siamo già incontrati su alcuni scali. In passato, e il dottor Fabio Olivecchioni, mi chiedevo. Si sente male, mi dicono.
Bisogna dirigerlo, bisogna dirigerlo. Sì, sì. No, la, mi chiedevo intanto qual è il target a cui noi vogliamo fare divulgazione, a cui il professionista vuole fare divulgazione, perché sembra una parte importante, e soprattutto mi chiedo, è veramente così necessario dover fare un, come dire, una condivisione della scoperta archeologica, passatemi il termine, impresa diretta, considerando che è vero che la raccolta del dato è qualcosa di in continua evoluzione, sempre, come dire, la parte più scientifica, però noi non scordiamo che tutta la parte dell'interpretazione è una cosa molto lunga, che a volte si contraddice negli anni, perché a volte alcune campagne possono durare anni, possono ribaltare i risultati attesi. E appunto mi chiedo, è veramente necessario fare qualcosa in presa diretta? Poi io parlo sempre con il filtro dell'archeologo, dello specialista, quindi mi rendo anche conto che voglio una certa, un certo approfondimento in ciò che sto leggendo, in ciò che sto vedendo, ma penso veramente che forse un prodotto che viene fatto decantare come quello di un documentario, anche se un po' una forma un po' desueta, forse un po' antiquata, considerando anche che appunto la generazione Z, di cui io forse la tocco leggermente, cioè sono della generazione di Instagram, non di TikTok, ma anch'io mi rendo conto di avere un'attenzione più bassa rispetto a quella che può essere una persona più grande, ma forse è veramente il documentario la forma più completa. Certo, come integrarla in sistemi come quelli dei musei, delle pagine social, dove il cosiddetto wall of text è a volte un po' controproducente, se non allontana lo spettatore. Grazie. Grazie, raccogliamo magari così. Dai. Sì, sì. Ci sono domande, interventi, prego, prego. Sì, sì, mettete. Allora. Spero di sì. Visto che ho iniziato a prendere. Allora. Infatti poi ci spostiamo tutti. Sì, tutti subito. No, io ho alcune riflessioni, se posso, sulla giornata, perché abbiamo iniziato con un invito, era quello della lotta dei Fenici e dell'ospicio della Convenzione di Faro, no? Di cui abbiamo parlato anche ieri. Allora io, per forza di cose, ho dovuto leggere tutta questa giornata, ascoltare tutta la giornata, chiedendomi quanto ci fosse della Convenzione di Faro, cioè della quello che il Consiglio d'Europa ci ha suggerito e anzi è diventato normativa anche dello Stato italiano. E da questo punto di vista, poi, l'intervento di Sandro Del Buono per me è stato molto importante, non solo per la sua tassonomia dei diversi tipi di museo digitale, ma proprio per quell'immagine della chiave inglese che cerca di girare la vite, no? E mi sono chiesto, ma al di là di tutto, cioè, il museo è lo strumento del patrimonio culturale? O, diciamo, possiamo fare anche altro, oppure pensare meglio a come a progettare meglio per gli architetti lo strumento museo? Non parlo di musei storici che sono quelli che ormai sono consolidati per i vostri competitor come l'Ermitage o il Louvre, diciamo, ma dei musei d'autore, no? Come quelli firmati da Hook, che sono delle cose stupende, ma sono anche molto delle idee creative. Ma invece parlo dei musei e delle comunità, perché io quello che penso, anche sentendo le cose fantasmagoriche questa mattina di tutto il digitale che abbiamo visto, poi mi chiedo, ma la comunità dov'è in questi casi? Perché il digitale è un po' pericoloso da considerare il digitale il vero driver di un'innovazione, perché il digitale è un mercato, cioè al di là di un ecosistema, non è così, è un mercato, è un mercato in cui si muovono soldi, si muovono risorse, e noi usiamo software o usiamo social media che fanno girare l'economia, noi partecipiamo a un sistema mercato economico utilizzandolo, non prendendo attivamente parte, ma c'è il livello delle soluzioni. Allora, il tema secondo me è come si può usare il digitale per le comunità, per raccontare, per costruire dei musei in cui le comunità, come dice la Convenzione di Faro, non sono i fruitori di un museo, non sono i visitatori, ma, lo scrivo perché mi dimentico sempre, il mantra della Convenzione parla di identificazione, studio, ricerca, tutela, valorizzazione, poi quella parola particolare che è la presentazione del patrimonio. Non si intende
ha qualcuno di diverso, si intende all'interno di una comunità o fra comunità. Allora, come diceva giustamente il collega, molto, molto interessante, la comunità può essere anche quella di 5 minuti, può essere quella del pomeriggio, può essere quella estesa come il mondo, come quella che abbiamo costruito al campo 65, ma può essere quella che è trasversale nel tempo o nello spazio. Quindi il digitale è uno strumento incredibile, però non, la soluzione non è nello storytelling, non è nel 3D che ruota, non è negli oggetti freddi montati in un ecosistema che non controlleremo mai, insomma. Allora. Sì, sì, raccogliamo. Tranquillo. Qualche... Sì, sì, c'è ancora. Buonasera. A proposito proprio di comunicazione di storie, io mi chiedo alla fine quali storie vogliamo andare a raccontare e come vogliamo utilizzare queste storie, soprattutto da parte dei musei, perché ci possono essere tanti livelli di narrazione, di comunicazione che fa un museo. Ovviamente c'è un museo piccolo. Come vuole utilizzare il patrimonio che la comunità gli ha lasciato in eredità? Quanto vogliamo far parlare realmente la piccola comunità all'interno del museo? Quindi far sì che quella sia realmente la comunicazione del museo e quanto questo poi va, come posso dire, a creare quelle conflittualità, forse in una visione, da un lato magari degli specialisti, da un altro lato da quello degli standard o comunque delle... di quei risultati che vengono richiesti ai musei, e oggi ne abbiamo parlato tanto, però appunto ne parlavo anche con il professor De Bono, cioè in Italia ancora abbiamo difficoltà a capire quanti pubblici entrano in relazione attraverso il digitale sui musei, perché gli standard museali non li prevedono, cioè se non c'è il visitatore fisico, quello non è un visitatore. E allora in quel caso io come ragiono la comunità, come la coinvolgo, perché anche a raccontare a una comunità che la sua narrazione sì mi funziona, ma però per altre dinamiche non mi funziona. Cioè ci sono anche delle problematiche nel lavoro dei musei, dei piccoli musei, in cui la convenzione di Parigi dovrebbe essere maggiormente tenuta in considerazione, però mi rendo conto che la convenzione di Parigi mette in gioco anche delle concessioni, delle aperture, delle cessioni di posti di resti, bisogna capire se vogliamo poi veramente mettere in pratica. Allora, io in realtà mi dispiace di non essere potuta intervenire prima, perché in realtà tutte le cose che dirò hanno a che fare anche con gli interventi che sono stati fatti questa mattina. E partirei in realtà da una prima considerazione in merito alla giornata che abbiamo fatto, che abbiamo passato a Matera con gli antropologi, dove in realtà abbiamo parlato a lungo di patrimonio immateriale e quello appunto di cui fanno parte tutta quella parte del patrimonio che non è fisica sostanzialmente. E nel corso del dibattito in quel caso è emerso molto forte il problema della, non solo della fruizione, ma proprio della possibilità di conservare e di tramandare poi questi patrimoni immateriali. E l'impressione un po' generale è stata quella che forse il museo tradizionalmente detto risponde a questa esigenza solo in maniera parziale o comunque in maniera forse inadeguata, e della necessità di sviluppare delle nuove soluzioni. Esistono già appunto musei diffusi che hanno già sfidato la tradizionale percezione che il museo debba essere uno spazio circoscritto entro quattro mura, e che invece possa essere invece fatto di paesaggi, di itinerari, di attività. E quello che c'è stato presentato oggi in realtà, cioè, a maggior ragione sfida ancora di più questo modello, arrivando addirittura a percepire un museo che non è fisico, proprio perché non è fisico magari il patrimonio di cui si cura, come ad esempio c'era il caso della musica, che era un museo praticamente che fisicamente non esiste, ma esiste il patrimonio di cui il museo si occupa. E forse potrebbe essere questa, la Matera, la soluzione che l'abbiamo trovata oggi, direi che forse potrebbe essere questa la chiave per pensare a nuovi modelli di conservazione e di comunicazione, ma anche di trasmissione poi di questa eredità immateriale.
Poi su questo mi riaggancio al concetto stesso di museo, perché io ho un po' l'impressione che nell'immaginario comune, cioè al di là poi degli spazi accademici dove noi ci ritroviamo, il museo non solo è quella struttura che ha una sua attività fisica, ma è anche un luogo dove sostanzialmente la percezione che vi si conservino degli oggetti per me appartengono al passato. E quindi l'atto di musealizzare spesso è concepito come, in maniera più o meno conscia poi, come una sottrazione alla vita in virtù del fatto che si fa ingresso nel campo della memoria come oggetto di studio, come oggetto di osservazione, ma comunque come qualcosa che non vive più nella realtà presente. E questo spesso crea dei cortocircuiti e ci mette davanti a un complessissimo problema di risemantizzazione, certo, del museo. E forse il punto sta nell'adottare magari più una definizione di presidio culturale, che esiste già. I presidi culturali sono quegli strumenti che non necessariamente sono musei, perché sono magari delle attività di partecipazione a livello locale. Spesso i presidi culturali sono di quartiere, insomma, le biblioteche lo sono, lo possono essere anche i musei. Cioè, spesso questo concetto passa un po' in secondo piano rispetto all'idea istituzionalizzata che noi abbiamo di museo, che spesso passa attraverso la memoria collettiva. E di modo che appunto il museo, ma anche nell'immaginario comune, inizia ad essere qualcosa di vivo, uno strumento di riappropriazione, uno strumento di costruzione dell'identità, uno strumento di autodeterminazione, e insomma una cosa che sta nel presente, è nel presente per il presente, ma che guarda anche poi a una, cioè che non sia effimera, non sia una questione effimera. Ultima cosa, abbiamo parlato di piccoli musei, per esempio il lavoro enorme che è stato fatto sull'arcipelago di Toscano è, a mio avviso, un lavoro difficilissimo e per niente scontato. Questo è il nostro scopo, dovrebbe essere anche quello di rendere il più agevole possibile il ripetersi di esperienze del genere in ogni luogo culturale. E forse io credo, ma io un po' così, forse bisognerebbe ripensare il sistema di finanziamento pubblico dei musei. Perché noi abbiamo sostanzialmente dei grandi musei che fanno poi da canalizzatori, da attrattori economici, verso i quali poi finiscono per essere dirottati da poter perso dei finanziamenti, e poi abbiamo questo corollario di musei e siti culturali che siamo naturali un po' in posizione decentralizzata rispetto ai siti maggiori, che magari sono fuori dai percorsi turistici più battuti, e spesso soffrono il sottofinanziamento, di conseguenza fanno molta fatica a svolgere poi il proprio ruolo. E col ruolo intendo quello che dovrebbe essere il ruolo primario del museo, cioè quello di servizio pubblico essenziale, proprio la legge del 2015 che ha dichiarato i musei alla stregua degli ospedali, alla stregua dei trasporti, alla stregua delle scuole. E insomma, come sottolinea anche la definizione dell'ICOM, che non è stato ancora citato, ma la definizione ICOM di museo si apre, secondo me, con una frase molto importante, che dice che il museo è innanzitutto un'istituzione senza scopo di lucro al servizio della società. Principalmente quello dei musei è questo, che prima di tutto dovrebbero assolvere a questa dimensione. E credo che nella progettazione museale questo non debba mai passare in secondo piano. Mi ricollego anche a quanto sono state menzionate le professioni museali. A volte, anzi direi, la gran parte delle professioni museali non è attualmente riconosciuta, ma c'è stato nel corso degli ultimi anni, cioè, questo fatto ha dato vita a forme di associazionismo spontaneo, di auto-organizzazione poi della professione. Una di queste, per esempio, è AIOM, l'Associazione Italiana degli Educatori Museali. E il discorso va un po' al di là della necessità di ottenere l'istituzionalizzazione di queste professioni, ma perché sostanzialmente non credo possa esistere una progettazione museale e né possa esistere un sistema culturale nazionale funzionale che non tenga conto anche di quelle che sono poi le condizioni di lavoro e delle professionalità che poi permettono tutto questo. E insomma, niente, volevo riportarvi un po' queste riflessioni sparse e niente, spero mi sappiate dare qualche punto su questo, perché per me sono delle questioni veramente molto importanti. Bene, grazie. Allora, questo. Sente. Allora,
Io come ogni volta ho un grammo di testa, però è un mal di testa positivo. Significa che la materia grigia stai lavorando qualcosa, forse, spera. Quella è la digestione. Ah, è perché ho mangiato parecchio anche oggi. Facciamo così, volevo dire sì, volevo cercare di riportare il discorso sul piano progettuale architettonico. Io sono un architetto e dottorando del punto di esercizio, e tutte queste comunicazioni mi hanno davvero fatto riflettere, pensare a come noi architetti siamo chiamati ovviamente a presentare musei e come li facciamo. Quindi è come è un tentativo di dare una risposta al come, come cos'è un museo, come si fa un museo, cosa deve raccontare, rappresentare un museo nella nostra società e per la comunità. E anche un'altra cosa che secondo me è molto bella, che per me è quasi una rivoluzione copernicana, cioè come se stessi assistendo allo spettacolo di Paolini sulla rivoluzione copernicana, cioè il cambiamento di prospettiva. Il cambiamento di prospettiva, cioè guardare anche dal lato della comunità, che può essere una cosa scontata, ma non lo è, nel senso che noi architetti ogni tanto possiamo avere una presunzione di onnipotenza. E quindi magari la nostra progettazione, per quanto il nostro è un lavoro civile, nel senso che la costruzione di città, di infrastrutture, sono tutte attività che hanno svolgono un ruolo per la collettività, però spesso poi la collettività, la comunità, non so quanto possa essere, rientra nella progettazione, però anche questo, non volevo dire questo, però è comunque una cosa importante da sottolineare, che cercherò di tenerne conto, comunque è anche questo. Io volevo parlare di museo e quindi riportarlo sull'ambito della progettazione. È una cosa che ho già detto anche quando c'è stato l'intervento, quello sulla storia dell'arte, diciamo quella conversazione sulla storia dell'arte, che mi è piaciuta davvero, davvero tanto, e forse è per questo che ci ritorno, perché ancora una volta hanno portato avanti, ma come anche oggi, un cambiamento di prospettiva, cioè guardare il problema da altri punti di vista che non sono semplicemente quelli a cui siamo stati abituati per 5 anni di studi. E forse la prospettiva anche dell'arte artistica, quindi cercare di ragionare su contenuto e contenitore, potrebbe essere una strada per noi architetti, ma potrebbe anche essere un'altra strada, quella delle mostre, nel senso che un format, una tipologia di divulgazione itinerante, quella delle mostre, è una cosa secondo me utile da analizzare, nel senso che molto spesso le mostre hanno un tema e questo tema deve essere sviluppato. Come per esempio la pittura quattrocentesca in Italia, come affrontiamo questo tema? È un tema che diventa sempre più interessante, sempre più forse anche stimolante per coloro i quali poi andranno a vedere la mostra, cercare di, come posso dire, di innescare dei cortocircuiti. Non semplicemente mostrare il capitolo della nostra storia dell'arte, ma mostrare le relazioni. Ma relazioni che possono anche innescarsi tra le opere provenienti da tempi diversi. Perché questi anacronismi, secondo me, sono molto forti e permettono di innescare delle riflessioni che vanno oltre forse la mostra stessa. Perché, per esempio, immaginarsi di mostrare
portare in mostra magari delle, delle opere di vostre stringere. Sì, no, poi magari parliamo. Sì, vabbè, comunque il tema è un po' questo, nel senso, cioè, è un tema che, vabbè, ci sta la materia. Se la materia crede. Grazie. Allora c'è Gianluca che aveva previsto un intervento su Ignazia, proprio pochi minuti. Assolutamente. Buonasera. E poi grazie mille volte Paolo Fioretti per questo spazio per lasciare qualche elemento della intensa stagione di digitalizzazione che sta interessando Ignazio negli ultimi anni e che dialoga molto con esperienze che sono state presentate nel corso della giornata. Una serie di attività che ha visto in fila diversi progetti che si sono succeduti, alcuni che si stanno realizzando e che sono gestiti dalla Direzione Regionale Musei Puglia. Fabio Galeandro ne è responsabile, perché è responsabile del sito di Ignazia, quindi questo è un intervento condiviso all'insegna di quella stretta collaborazione che unisce la nostra equip a quella della Direzione Musei. E qualche parola su questa esperienza che va molto in linea, questa del progetto Iacchio, con quelle considerazioni che Elisa Bonacini faceva a proposito dell'interattività dei siti, cioè il fatto che ci sia una sorta di hub digitale che abbia questa generosità di contenuti. E questa è stata la logica di questa sperimentazione in cui Ignazia è entrata come sito pilota tra 8 siti in Italia, che sono questi, che è stata gestita in particolare proprio dal CNR dal punto di vista delle tecnologie, da Eva Pietroni che era qui con noi questa mattina, quel sito che si è aperto sempre e che non doveva aprirsi, mi serviva soltanto per dare una minima idea di questa organizzazione che è servita a raccontare le trasformazioni e a risolvere, almeno in parte, attraverso il digitale, anche se non può essere l'unico mezzo, come giustamente diceva anche Giuliano De Felice, un problema che ha la fruibilità di Ignazia, e cioè lo straniamento del palinsesto, cioè un palinsesto che vede una sovrapposizione di diverse fasi in ridotti spessori, può creare quell'effetto di groviglio di strutture incomprensibili. Il digitale è una strategia per sbrogliare questa matassa raccontando in maniera immersiva i diversi periodi. Questo è un esempio di un contesto che abbiamo scavato negli ultimi anni, che dalla situazione attuale passa alla ricostruzione del periodo messapico, questa è l'area sacra di questo complesso abitativo, a quella del periodo romano, ma è così per tutti i contesti ricostruiti. Non vi mostro per motivi di brevità lo storytelling audio e scrittura che parte in contemporanea. È un aspetto che secondo noi è un punto di valore di questo progetto, è quello dell'extended matrix, che per un pubblico di addetti ai lavori o di interessati fornisce una serie di informazioni aggiuntive con documentazione specifica, anche fotografica e con la bibliografia di riferimento. E, non è solo questo Iacchio, è stata molte altre cose, e anche podcast audio. Altro elemento di valore ci è sembrata questa possibilità di far confluire tutti i contenuti su Zenodo, quindi in una piattaforma assolutamente open access che permette la consultazione e lo scaricamento, l'acquisizione di una parte dei contenuti testuali, di studio e video. La fase ulteriore, molto brevemente, di questo lavoro è, qui serve solo la presentazione, sì. La fase ulteriore di questo lavoro è
è consistita in questo corposo progetto di digitalizzazione che è realizzato su fondi FESDR e che è gestito dalla direzione musei con le persone che sono indicate, di cui è responsabile scientifico Fabio Galeandro, e che ha fatto rete tra imprese attive nel settore ma con specialità differenti, tra cui anche ci sono vari Altair, c'è la notissima Altair for Multimedia per le ricostruzioni tridimensionali, ma c'è anche l'Altair Nostrana, diciamo, che è uno spin-off di questo dipartimento. Non mi dilungo sulle diverse attività che si sono concluse o stanno per concludersi e che saranno inaugurate a breve, volevamo dare soltanto un'anteprima proprio perché entrasse in questo dialogo. Tra queste mi soffermerò brevemente sul GIS di scavo e sul perfezionamento delle ricostruzioni 3D. Il GIS di scavo è stato proprio affidato alla spin-off del nostro dipartimento e per la prima volta ha permesso di raccogliere la documentazione di 23 anni di ricerche con due finalità, documentazione completa, con due finalità e con due possibilità di lettura. L'interfaccia completa, lo dicevamo stamattina a proposito di altri progetti, cioè l'interfaccia per gli addetti ai lavori, per continuare a implementare la piattaforma al passo con l'avanzamento della ricerca e per usarlo come strumento di studio con le potenzialità che il GIS offre, ma anche molto interessante questa idea che ha avuto la direzione musei di prevedere, e stiamo lavorando a questo in questo momento, una interfaccia semplificata per portare il GIS a vantaggio dei visitatori del museo, per permettere attraverso dei tavoli touch una lettura degli oggetti del museo più direttamente collegati ai loro contesti, oppure partire dai contesti che sono stati visti sull'area archeologica per trovare più facilmente in essi con i reperti esposti. Alcune schermate delle query possibili. Ultimo elemento tra quelli su cui volevamo porre l'attenzione, il potenziamento delle ricostruzioni virtuali. Perché si passi dal sito web di Archeo al sito archeologico, offrendo un qualcosa in più che non paralizzi i visitatori nella comodità del divano casalingo, cioè che invogli a raggiungere l'area archeologica e il museo per acquisire ulteriori contenuti attraverso la realtà aumentata e la realtà virtuale immersiva, e queste sono le aree che si stanno ricostruendo e che completano il virtual tour. In rosso quelle che già erano di Archeo, in viola quelle che abbiamo aggiunto, sempre ovviamente con ricostruzioni legate rigorosamente ai dati degli scavi, anche dell'ultima area che è ancora in corso di scavo, che è quella dell'ormai ex criptoportico, ma in realtà sappiamo essere una grande cisterna urbana in un distretto legato specificamente all'approvvigionamento idrico della città. Che cosa si potrà fare? Nell'area archeologica si potranno visitare questi siti con la tecnologia Moverio, quindi con la sovrapposizione della ricostruzione in realtà aumentata allo stato di fatto, e nel museo è stato già allestito un nuovo spazio di fruizione virtuale dove sarà attivo l'Oculus per entrare in queste ricostruzioni, muoversi all'interno, manipolare degli oggetti che permetteranno in una sorta di gaming culturale, diciamo così, di acquisire delle specifiche informazioni. E questa è una ulteriore dimensione che dovrebbe offrire quella apporto ulteriore alle visite. Bene, grazie. Allora, io direi che è venuto per Paolo Ponzio e Elisabetta Todisco per il fatto delle considerazioni finali. Buonasera a tutti e a tutti. Io in realtà volevo partire dalle 200 pagine scritto del piano strategico della cultura 2017-2026, ma non lo faccio ovviamente, però visto che appunto mi avevano chiesto di intervenire
sulle questioni legate alla comunicazione dei sistemi museali, qualche considerazione di merito e di metodo mi sembra che sia utile, anche e soprattutto dopo gli interventi di Giuliano, De Felice, del dottorando, quello della materia grigia, che mi chiama, e questiano Francesco. Francesco, benissimo. E non vi nascondo che, come dico sempre, diciamo sovente, non sempre, io mi sento proprio una terra di mezzo. Tra boomers, generazione X, millennials, generazione Z e generazione alfa, noi viviamo in una terra di mezzo, come tra elfi, hobbit, nani ed esseri umani. E questa non è una battuta, ma è la verità. E oggi mi sembra che noi abbiamo fatto un'analisi abbastanza complessa e articolata delle questioni legate alla comunicazione, anche alla digitalizzazione, anche all'innovazione, ma abbiamo bisogno, forse, non so se la generazione Z e Elisa riuscirà a farlo, e speriamo almeno la generazione Alfa, cioè nati dal 2010 in poi, riuscirà a trovare delle risposte adeguate. E allora, per aiutare le risposte adeguate, io vi dico quello che nelle azioni strategiche del piano della cultura 2017-2026 della Puglia si era pensato di realizzare. Alcune di esse si stanno realizzando, altre si stanno realizzando, e volevo un attimo darvi qualche diciamo piccolo, anche semplice segnale di innovazione, che non è l'innovazione tecnologica, neanche quella digitale. Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva prima Felice. Ma se un'innovazione è possibile perché una innovazione della socialità, una innovazione sociale, una innovazione comunitaria. La rete dei musei della Puglia in questo momento conta 140 musei, tra civici, ecclesiastici, universitari, privati e, diciamo, pubblici. Statali. Sono 140 musei piccoli, tipo quelli delle, o un po' più grandi, divisi in tre poli. Il polo del nord Varese, diciamo, Bath e Foggia, il polo del Salento e il polo di terra di Bari. E questa, secondo me, è una strategia intelligente, mettere in rete i musei tra di loro. Abbiamo soltanto costruito questo, è tutto da fare. Mi ricordo come nel 2017 Seul mise in rete i suoi 24 musei cittadini, e questa è una strategia. Li metto in rete e costruisco insieme con tutti i musei delle possibilità di comunicazione, di promozione, di esperienza del patrimonio, sia esso materiale o immateriale. Loro lo hanno fatto attraverso una gamification del 2017. Ci sono riusciti, non ci sono riusciti. Le percentuali sono molto basse, diciamo, di fruitori diciamo in più. Noi qualche esperienza in questi anni l'abbiamo fatta come consorzio regionale per le arti e la cultura, Teatro Pubblico Pugliese, il nome non dice nulla, perché Teatro Pubblico Pugliese in genere qualcuno mi dice che è una compagnia di giro, e invece no, è consorzio dell'ente culturale della Regione Puglia. E l'abbiamo fatto attraverso una sperimentazione fatta in quattro piccoli comuni, in cui abbiamo messo a disposizione del territorio degli accompagnatori che facevano visitare la città, il patrimonio culturale, attraverso un'esperienza. E mettendo insieme queste guide narranti, le chiamano, o attori che guidano, insieme con cooperative che gestiscono anche il patrimonio, perché il problema è certamente l'accessibilità,
intesa, diciamo, con un orizzonte vasto. L'accessibilità non è soltanto la barriera architettonica, è anche l'accessibilità dei contenuti e l'inclusività a 360 gradi, come ci diceva prima Scarpati, Dario. Inclusività, ma anche sostenibilità, perché il patrimonio va sostenuto. E allora a me è venuta fuori un'idea che secondo me è interessante e che qui la dico per la prima volta, ma la proporrò ai vertici della regione. Noi qualche anno fa abbiamo sperimentato, primi in Italia, i teatri abitati. Secondo me l'idea di aprire il patrimonio culturale all'abitare, a pensare, abbiamo fatto un grandissimo investimento sulle biblioteche, noi le abbiamo chiamate biblioteche di comunità, community library, e biblioteche di comunità secondo gestioni molto differenti tra di loro, e ci sono alcune biblioteche che funzionano, sono diventate realmente biblioteche sociali, biblioteche proprio di comunità, altre meno. Però pensare ai musei da abitare, ai musei abitati, agli scavi abitati, perché i musei, così come li abbiamo conosciuti dal 1750 in poi, forse oggi non dicono più tanto. E tutti i sistemi di digitalizzazione che potremmo inventarci arrivano sì a un certo punto, perché non fanno fare alcuna esperienza al visitatore, allo spettatore, al cittadino, ma è sempre un corpo estraneo, sono sempre corpi estranei. Chiunque entra in un museo si sente un corpo estraneo rispetto a ciò che vede. E normalmente, appunto, si usano pochissimo gli altri sensi, si usa molto l'unico senso possibile, che è quello della visione. E anche questo sarebbe, diciamo, da pensare, da ripensare. E se invece cominciassimo a riabitare? E se invece cominciassimo a inventarci delle esperienze di vissuto dentro i musei? Adesso il Fabio Galeandro mi ammazza, ma come? Sì, cioè proprio così. Abitiamo, se dobbiamo abitarli, se dobbiamo sentirci a casa. E per sentirci a casa dobbiamo fare in questi musei delle dimore per l'uomo e per la donna del XXI secolo. E questo forse è il cambiamento di prospettiva che invocava Matteo. Matteo. Il cambiamento di prospettiva detto da Francesco, perché soltanto in questo modo la socialità diventa vissuto comune. Grazie. Alcune delle riflessioni che avevo pensato di mettere in comune questa sera sono mai state superate da quello che abbiamo ascoltato durante questa giornata densissima e da quello che è emerso dalla discussione successiva, dalle domande, dalle osservazioni, delle riflessioni di Giuliano, di Felice, di Francesco e ormai ho imparato il nome, degli altri dottorandi e colleghi che hanno preso la parola finora. Peraltro la mia esperienza è un'esperienza molto più limitata di quella degli altri, perché io non sono che una storica del mondo antico, in particolare mi occupo di storia di Roma antica. Per cui guardo ai musei
come una studiosa di storia che si confronta con il museo per ragioni culturali legate alla vita professionale o alla voracità di cittadina di visitare i musei e di acquisire dai musei anche il verbo, andrebbe ripensato, il più possibile. Cosa avverto però da studiosa di storia quando visito un museo? Questo è uno dei tre aspetti che vorrei mettere in evidenza in questa mia sola riflessione. Avverto una profonda mancanza di storia. Questa mia riflessione può sembrare paradossale. Prima parlavamo di musei, di memorie, di stratificazioni. Eppure io da studiosa di storia avverto prepotentemente questa mancanza, ovviamente non in tutti i musei, ma devo dire nella gran parte dei musei. Sono fortemente stranita rispetto alla prospettiva che, devo dire, anche i musei digitali pongono. Ritengo che i musei digitali non abbiano, voglio usare un'espressione forte, affatto superata questa difficoltà a collocare il bene culturale in un contesto dinamico, perché il contesto storico è un contesto fortemente dinamico. Nei musei io, ecco, mi rendo conto di trovarmi dinanzi ad una storia tradizionale. Molto spesso i pannelli sono noiosissimi, greniti di errori, e quando non greniti di errori, estremamente didascalici di quella storia polverosa da cui cerchiamo con tutte le nostre forze di staccarci e rispetto alla quale cerchiamo di traghettare oltre i nostri studenti e i nostri dottorandi. Devo dire, nessuna traccia delle varie svolte che abbiamo avuto nello studio della storia, giusto qualche esempio, la storia delle emozioni, la storia dei valori, la storia della cultura, che non è la cultura stessa, la storia delle istituzioni, insomma nulla di queste espressioni, di questi modi di approcciarsi alla storia, io vedo realizzata in molti musei. Cosa trovo accanto alla storia tradizionale? Anche una storia stereotipata, che devo dire, collegandomi a quello che diceva Fabio Viola stamattina, cioè citando i videogame, che ritrovo anche nei videogame. I videogame imprigionano una storia ricca di stereotipi. Anche il più recente Assassin's Creed non fa che ritornare su una storia ricca di stereotipie, senza nessun desiderio, nonostante i nuovissimi mezzi di comunicazione, nessun desiderio di andare oltre, quindi di andare, devo dire, anche oltre il museo. Quindi quello che, ecco, io invocherei in questa sede è un dialogo con gli storici, naturalmente, e non soltanto con gli storici di storia demenziale per redigere dei pannelli ricchi di eventi e di notizie, ma per pensare ai nuovi musei. Prima io mi sono fatta un giro su Google, l'avevo fatto l'altro ieri ma non avevo trovato niente, ora io chiedo a chi è molto più esperto di me, ma non ho trovato per esempio un museo dei valori. Eppure la nostra storia è una storia che si legge di valori. Prendiamo la storia di Roma antica. Pensiamo a quanto Roma antica popoli oggi le serie televisive, i documentari, anche i videogame. E pensiamo a come la storia di Roma antica sia una storia a fondamentalismo etico. Senza una storia dei valori noi non capiamo la storia di Roma antica, eppure non esiste nulla di tutto questo. Io certe volte, devo dire, mi sento quasi soffocata dal digitale, mi sento quasi, ecco, sottomessa ad una logica che è una logica strumentale, ma che sta a noi, il digitale è meraviglioso, sta a noi riempire di senso, sta a noi promuovere, sta a noi portare oltre. Sono spaventata anche da questa
dal timore che i luoghi vengano svuotati, non solo le comunità, anche gli spazi. Sono terribili certe città americane in cui si cammina per chilometri e chilometri senza trovare essere umano, per poi entrare in uno spazio virtuale e ritrovare tutto quello che non c'è più per le strade. E sono preoccupata perché il bene culturale per me ha anche un valore civico, non soltanto sociale. E la mancanza di storia non può che portare ad una crisi anche del valore civico che la nostra comunicazione deve avere. Un punto su cui dobbiamo, io credo, insistere anche con forza, anche con prepotenza, oserei dire. L'ultimo aspetto. Il digitale è meraviglioso. Stamattina io ero incantata spostandomi tra un CEO e l'altro. E veramente incantata, però devo dire, e quindi credo che noi dobbiamo veramente investire le nostre intelligenze, le intelligenze dei giovani che formiamo in questi percorsi per pensare in musei, di spazi, però io credo, e mentre stamattina guardavo tutto questo sono stata ad un certo punto distratta da un mio pensiero, da una mia personale emozione. Avevo visto miriadi di volte la crocifissione di Anthony Chagall sui vari siti, sui libri, sui cataloghi. Quindi era un vinto che avevo molto bene a mente. Eppure, quando al Museo di Chicago mi sono trovata dinanzi a quest'opera, ho sinceramente avuto un sobbalzo. Prima una sorta di terrore respingente e poi al contrario una forte attrazione e una forte suggestione di riflessione. Ecco, io credo che non dobbiamo mai dimenticare che ci deve essere anche una prossimità fisica rispetto al bene culturale ed anche una prossimità che Giulio lo diceva prima, ma lo dicevamo noi tutti, che è la prossimità che ci viene dal collocare ogni elemento all'interno di una trama, di una tessitura che sia una tessitura storica. Grazie. Scusate, se mi intervento in laterale. Bene, grazie anche a Paolo Ponzio e a Elisabetta Tudisco per queste ultime riflessioni. Direi che forse possiamo chiudere perché è un po' tardi, non so se c'è sempre. No, mi dispiace, ci sono state una serie di domande che non hanno avuto risposte, magari lo si può fare anche individualmente, però questo richiederebbe ora un giro di interventi, forse siamo un po' in ritardo. A me sembra comunque che questa giornata, queste giornate e in generale le attività che stiamo svolgendo, se, come diceva Francesco, più citato Francesco, serve a proporre possibili cambiamenti di prospettiva, io penso che sia il successo migliore, cioè penso che sia quello che in questo caso un dottorato di ricerca, ma insomma l'università si può porre come obiettivo e anche la capacità di guardare uno stesso tema da diversi punti di vista e soprattutto non solo dal punto di vista degli specialisti ma anche da altri punti di vista che sono altrettanto importanti dai quali abbiamo molto da imparare. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie agli organizzatori. Domani ci sarà una giornata altrettanto intensa, domani sarà molto importante, nella mattinata abbiamo la presentazione di parecchi cantieri di progettazione e o di scavo sui quali apriremo la discussione, nel pomeriggio ci sarà il secondo round di presentazioni dei progetti di ricerca del 39° ciclo, sarà anche quello un momento di discussione. Si prosegue giovedì nuovamente con discussione di progetti di scavo e di discussione di progettazione.
E non dimenticate, giovedì pomeriggio, fa un minuto per dimenticare, sì, costato, giovedì pomeriggio non saremo qui, saremo nell'aula magna dell'Ateneo per la formale inaugurazione con la lezione del professor Carandini su Roma. Bene, buona serata. Ah, no, non vado, se dovevo andare a mattina franca era...